diretta streaming del convegno con Cinzia Cimarra, che è la presidente di questa nuova associazione Attivamente. Allora, presidente, ci può dire quindi la finalità per quale è stata creata e quindi quando è nata, alcune cose su questa associazione nuova? Dunque, l'associazione è stata costituita i primi di gennaio 2014, quindi è di recente costituzione. È una società, un'associazione dove ci sono dei giovani e soprattutto è nata appunto per portare sollievo ai familiari dei malati di Alzheimer. È importantissimo non abbandonare queste famiglie, i malati in primis, ma anche le loro famiglie, perché dopo un certo periodo di tempo poi viene anche lui preso, diciamo, dalla malattia intesa come depressione, stati d'ansia, preoccupazione, anche una certa incertezza nei confronti della vita. E quindi è questo che dobbiamo noi mirare con questo caffè Alzheimer, che sarà aperto per iniziare due volte al mese, il secondo e il quarto lunedì di ogni mese. Però se ci sarà l'unione, la forza di tutti noi, di tutte le famiglie, vorrei fare proprio una banca del tempo dove i familiari stessi magari qualche volta aiutino questa associazione, anche questo caffè Alzheimer, e magari si alterneranno anche con dei veri e propri professionisti, proprio per poterne trarre un beneficio, che in primis sarà per il malato, subito dopo per i familiari. E credo che questo sia il filo conduttore che unisce anche Sassoferrato, anche Iesi, come ho detto appunto prima e come sta scritto anche nella mia brochurina, che non è Fabriano, è già, direi, è in ritardo nell'apertura di questo caffè Alzheimer.